Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ ed oggi siamo tornati su Io Sono Pane, che è un titolo della Madonna. Prima ragazzi hanno aggiunto un casino di roba, tra l'altro anche Star Wars, che sarebbe una roba tipo parodia di Star Wars, non molto tempo fa, in una galassia neanche tanto lontana. E non è affatto ufficiale, chiaramente una parodia, comunque dai lasciamo perdere la cosa. Vabbè, dovrebbe essere una parodia di Star Wars. È una cosa... Cioè, io non... Ma no, vabbè. Episodio 4, una nuova pagnotta. Ma cos'è? Dopo la distruzione della pompa di benzina, le ultime briciole della flotta ribelle. Ma chi è che ha scritto ste cose? Lord Brioche. Le inarrestabili forze di Lord Brioche. Sì, ragazzi, il futuro della galassia dipende da quest'ultimo scontro. Non avevo veramente dubbi. Chi è che ha fatto I Am Bread? Quelli di Surgeon Simulator, ragazzi, io li amo. Li adoro. C'è uno stendino che sta attaccando una pagnotta. Cioè io... Come si fa a non amarli, raga? Come? Cos'è? È una... Sono un toast! C'è anche il boss per caricare... la madonna! Mi attaccano! Cazzo! Via! No, ecco, perfetto. Mi stavo schiantando come un idiota già subito. Perfetto, vai così. Ci siamo, ragazzi! Sono la toast della navicella! È bellissima. Ma perché? No, vabbè, ragazzi, è la cosa più figa che io abbia mai visto questa. Cioè, facciamo delle collette per fare le statue ai creatori di I Am Bread, perché, Dio mio. Ragazzi, l'unico problema, ragazzi, è che non so guidare, anche se... Ma vaffanculo. Sono schiantato in 0,4 secondi. Chi è che mi ha dato il brevetto di... per questo non c'ho la patente. È una roba atro... Eccole. Luridest... Luridimosta... Ma cazzo ho fatto? La tragedia. Che devo fare? Devo resistere tipo 6 minuti a sta roba? Ma siete seri? Cioè no, comunque voi ragazzi non lo sapete, ma da piccolo, io quando ero piccolo giocavo al gioco di Guerre Stellari, che era identico, era uguale praticamente. Fantastico. Non capivo un cazzo, perché a furia di girare così non capivo dove era il basso e dove era l'alto, però ok. Credo che il mio animo... Amico ragazzi sia lo stendino, non la pagnotta, quindi vaffanculo. Devo distruggere le cose tipo questo? Eccolo, eccolo. Che disastro. Che cos'è sta roba? A cosa sto giocando, raga? Mio Dio. Cioè, io la musica epica mentre sto comandando un toast con dei razzi nel culo è la cosa più... Cioè, io veramente reputo la mia vita completa, raga. Non so che cazzo dire. È bellissimo. Ok, ok. Luri di basta. Eccolo lì, perfetto. Ragazzi, sto... Affancuore. Non so guidare, raga. Io non sono un toast. Ma dai. Ma dici, zio. Allora, sentite, sta cagata è un casino. Quindi facciamo... Merde di toast. Niente, raga. Niente, perché non so guidare. Madonna che non so guidare manco le bici. Sul mio toast non c'è la Nutella. Bastardi. Cos'è successo? Mica, si sono schiantati tutti in un secondo. Sto cambiando traiettoria ogni 4 secondi. Ragazzi, è un genocidio. Madonna. Sono schiantati tutti dietro di me. No, invece sono tutti vivi. Solo io non so guidare. A schiaffi in faccia. Sì. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta. Ho distrutto il ferro da stiro. Io sono un toast, sì. Oh mio Dio. Oh, raga, 12 ore per far sta cagata assurda. Cioè, impossibile. Premi barra spaziatrice. Grazie per... È cosa, cioè è puppa. Comunque, raga, a parte gli scherzi, voglio provare la corsa dei bug. Cos'è sta roba? Hanno aggiunto un miliardo di cose in 2 giorni a... Cos'è? Sono una ciambella. Perché? Allora, devo fare una cosa. Sono morto. Cioè, è la cosa più senza senso che potessero fare per I Am Bread. Cioè, ma cos'è? Sono una ciambella. Vabbè, complimenti, brava. Brava, così, sopra il lavandino, sulla padella, ma chi se ne frega. Vabbè. Ragazzi, citazione 2015 by FaviJ. Una ciambella la mattina si sveglia e inizia a correre. L'importante non è essere la ciambella o del pane. L'importante è alzare... Ma vaffanculo. No, oh mio Dio, il muro. Se cadi ti ammazzo la famiglia, che probabilmente saranno tutti ciambellini. Oh, Dio mio santo, sono sudatissimo. Possiamo continuare questa corsa incredibile, perché non ci posso credere. Ero arrivato alla fine. Ma sei serio? Ci ho messo 2 minuti e 30 per fare una roba di 3 secondi. Ah sì, no, fermo. Madonna, ti avrei preso a coltellate fino a far uscire il ketchup, ti giuro. Giù. Ma come? Devi entrare in questa cosa. Ce la puoi fare. Dio mio. No, no. Dio mio, ce la puoi fare a piegarti? Piegati come si piega tua madre. Allora, sentite. Piegati, dai, piegati che si piega anche tua mamma. Bravo, bravo, bravissimo. 12 anni per fare sta cosa. E quindi?
Ah, non dovevo entrare qua dentro? Spiegatemi cosa devo fare della mia vita adesso. Ma era solo una roba di tempo. Cosa devo fare? Non ho capito. Sentite, lascia 5 minuti per arrivare qua. 5. Cosa ho fatto? Ho fatto una roba epica, ma sono morto subito dopo. No, vabbè, non voglio riniziare solo per vedere a quanto ci metto per arrivare fino alla fine. Solo per questo. Tempo parziale 5 minuti e 20. Sì. Ho leggermente mancato il tavolo. Ma proprio un po', eh. Porca la vacca, la mignotta. Non tutte le ciambelle escono col buco. Neanche tua mamma, vero? Che cazzo fai? Balli il valzer? 6 minuti. Allora, raga, dopo che ho fatto sta roba, voglio rifarla un secondo per vedere quanto ci metto. Allora, bravo, bravo, bravo. Piano. Oh, mi sta risucchiando gli alieni. Cos'è sta roba? Cos'è? Esploso un petardo. A caso, sono ciambelle col botto, ragazzi. Sono un nuovo tipo di ciambelle che si servono così. Troppo lento. Ma dai, non l'avrei mai detto. Guardate che sale l'UFO nell'ombra del muro. Ragazzi, lo voglio giocare di nuovo solo per vedere quanto ci metto, no? Perché è stato orribile. Ma se mi butto giù... Ah no, devo fare i checkpoint, giusto? No, perché mi buttavo subito sul tavolo e vaffanculo. Ok, bravo, bravo, così. Meno di un minuto voglio ridere. Olè, eccolo, ecco. Piano, piano, piano che... Ok, bravissimo. 43 secondi al posto di 6 minuti e 25. Perfetto. Fatemi vedere se riesco a fare qualcos'altro, perché Dio mio, è la cosa più orribile. Cos'è? Allora, sentite, è la cosa più stupida alla quale io abbia mai giocato in tutta la mia vita, però... Allo stesso tempo è geniale. Ragazzi, adesso in avanti le facciamo le maratone di ciambelle. Le facciamo noi. Scendiamo per strada, buttiamo le ciambelle e vediamo chi vince. Alzati e cammina con le ciabatte, forza. Ok, i trick shot con la ciambella, perfetto. Ci ho messo meno di prima. Un topo, c'era un topo. Ho investito un topo, ragazzi. Maltrattamento di animali finti, vabbè. Prendo sempre la Didi. Perché la Didi? Didi, dai cazzo. Il giorno dopo, raga, facciamoli tutti a sto punto. Perché tanto durano un pene. Mi mette ansia quando parte, ragazzi. Mi sembra peggio di una gara di Valentino. C'è una roba adrenalinica al massimo, ok. Devo attaccarmi al muro, pure. Cioè, non ti basta il fatto che sono una ciambella. Devo pure attaccarmi al muro, ma attacca tuo fratello. Su, bravo. Ci riesco pure, quello che mi spaventa. Sto scherzando. Dove sto? No! Era lì sopra, di mortacci sua. No, di quello... Allora, non me lo rifaccio il livello. Piuttosto mi scalo l'Everest, ma non me lo rifaccio il livello. Stavolta ti attacchi alla porta. Nel vero senso della parola. Ma che c'è sta ciambella per attaccare? No, ah, porca puttana. Ancora! Dai, mio Dio! Se cadi ti uccido la famiglia! Madonna, ha rischiato tua madre. L'ho vista che rischiava, piangeva. Bravo! Oh! 4 minuti. A ridaglio questi minuti. È una roba... Oh, mi sono attaccato al cazzo. Dove mi sono attaccato? Dove devo andare? Non vedo un pene, raga. Ok. Ma devo fare un salto che minchia... Oh, cosa ho salvato, raga. Perfetto. Questa roba ce l'aveva anche mia nonna. Ce l'avevo uguale quando ero piccolo, giuro. Ecco, l'avevo rotta anche in modo uguale. Allora, te possino ammazzare. Ok, ok. Di sotto, bravo. Allora, ho fatto tutto un percorso chilometrico per... Sia lodato il cielo. Ho questa luce che qualsiasi cosa sia, perfetto. 6 minuti e 4 secondi. Ragazzi, sono un pro della Madonna. Non c'è dubbio. At least io fin... Ma baffan. Il giorno dopo, ragazzi, stiamo per finirli tutti sti livelli. È una roba atroce, ma ce la sto facendo. Bagno. Che poi tra l'altro, ragazzi, sono tutti livelli che ho già fatto. Solo che non li ho mai fatti in questo contesto con la ciambella. Cioè, bellissimo. Poi magari sto dicendo ciambella all'inizio, ma non è una ciambella. È tipo un... Non so cosa sia, ma è una roba che di sicuro fa schifo per dove è passata. Cosa sto facendo? Dove sto andando? Fermi tutti. Non devo andare di qua, fermi. Dove? Ho sbagliato strada. L'incrocio a destra dovevo girare. Un navigatore me lo date la prossima volta? Magari fatto di caramelle, non lo so. Bravo, bravissimo. Dove vai? Ma sono partito di qua. Vabbè, ma vaffanculo. Il cesso era il traguardo giusto, ragazzi. Sono io che sbaglio. Madonna, Prince of Persia sul muro. La carta igienica. A volte la carta igienica ti salva il culo, ma proprio nel vero senso della parola. Ah, devo andare di qua, perfetto. Era tutto sulla vasca da bagno. Potevo andare qua anche all'inizio. 1 minuto e 5. Ma mi avrà dato una Z, ma va bene uguale. Che poi, ragazzi, ancora non ho capito. Cos'è? Cosa minchia sta succedendo di là? Stanno volando pezzi di vetri a caso, ma ok. E la papera intanto guarda. Vabbè, lasciamo perdere, ragazzi. Andiamo nel... Dovrebbe essere l'ultima, non mi ricordo. Se devo partire da qua sopra la vedo veramente dura, ragazzi. Questo qua ci avevo messo anni per farlo. Vi dico solo questo, ok? Dove vado? Fermi tutti, fermi tutti.
Polizia, perfetto. Tanto mi arrivano i messaggi sul telefono, come se io potessi guardare il telefono in un momento così difficile della mia vita. Cos'è? Oddio, mi si sono attaccate delle caramelle. Ma no, che già vado di merda così, figuriamoci con le caramelle. Perfetto, sì, bravo, bravo, complimenti. Vedi perché le caramelle fanno male, li mortacci loro. Ok, bravo, bravo. E sta proagine, pure il vaso di mia nonna hai rotto. E sta proagine da dove esce? Bello, mi fa fare il giro 6 volte, l'ho già fatto sto giro, ma che vuoi? Madonna, che ti esplodesse il fegato a fuori di mangiare ciambelle, Dio mio. Vai, 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 bravo, bravo. Madonna, ma è tutto qua sopra sto livello? Madonna, ah no, come non è, perfetto. Devo andare di sotto, perfetto, bravo, bravo. Almeno adesso più in basso di così non posso cadere. Anche questo gioco non può cadere più in basso di così, però quelli sono altri significati. Bravissimo, 1 minuto e me... Non ci credo, non ci credo. Ma come? Ma no. Io mi do all'ippica, raga. Ho premuto la W, la W. A che cazzo serve nella vita la W? A parte farti sbagliare su I am bread, oh mio Dio, sì. Pannello, I am bread, di pannello, desktop. Eh? Che cazzo ha detto? Pannello, di I am bread, di pannello, desktop? Ma che cazzo hai fumato, zio? Ma che guarda, ragazzi, concludo qui l'episodio e non ho capito chi ha parlato alla fine. Saranno i fantasmi in casa, sarà Charlie. Ma che cazzo ne so. E quindi, ragazzi, concludo dicendo che per ogni mi piace che mettete al video vi prenderà vita il vostro toast o la vostra ciambella e vi stuprerà i vasi. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace. Anche la pagina di Facebook e come noi video trovate nella descrizione. Sono Segori City, iscrivetevi e ci rivediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.